Davanti a noi la tangenziale e qui dovrebbe esserci lo svincolo che non c'è. Che non c'è. Cioè ci sono, come vedete, dei super lavori. E io mi sono incuriosito perché, sai, avendo lo studio qua, lo studio degli Elio e le Storie Tese è qui dietro, mi sono incuriosito e sono venuto a vedere di che si trattava. E ho visto questo mostro, questa roba qua, tutto aperto, un cantiere infinito dove non c'è nessuno che fa niente. E ho scoperto che i lavori sono fermi da 2 anni perché hanno trovato l'acqua. Vedete? Il Lambro. Mi ha detto un mio amico che è un fiume. Probabile che ci sia l'acqua vicino al fiume, no? Quando c'è un lavoro in corso ci vuole il cartello per legge, mi hanno detto, che dice il direttore dei lavori, certo. Data di consegna. Dov'è? È lì! Il cartello è quello lì. Che se tu inaccessibile. È inaccessibile. Bisogna però rischiare la vita. Rischiare un po' la vita, allora bisogna scavalcare tutta sta roba qua. Cioè, occhio che ti stendono, vieni. Molto interessante, quando sono arrivato qua sotto, è stato leggere alcune cose, no? Consegna lavori 20 dicembre 2007. Ah, oh, sono 5 anni fa. Questi lavori erano già cominciati nel 92 e sospesi per gli stessi motivi, cioè? Ovvero avevano trovato l'acqua. Effettuati i necessari riscontri da parte del direttore dei lavori, stabilito che il pericolo di allagamento della strada era tale da sconsigliare la realizzazione della stessa qua, senza adeguati sistemi di impermeabilizzazione, praticamente il lavoro è stato sospeso. Attenzione, chi era il direttore dei lavori? Diego Ceccherelli. Scusami un attimo. Riprendi lì, progetto esecutivo e coordinatore del progetto, direttore dei lavori Diego Ceccherelli. Allora, mi piacerebbe che l'ingegnere Diego Ceccherelli, visto che è 20 anni che è dietro sto progetto qua e non ce la fa, dovrebbe conoscere bene, dovrebbe sapere, ma perché non ci spiega come mai trovano l'acqua e si sorprendono e dicono: ah, non si può andare avanti perché c'è l'acqua. L'avevate già trovata nel 92, avevate già sospeso i lavori. E sappiamo, perché ho letto la tristezza del sindaco di Segrate, che adesso non trovo qua, che dice che praticamente servirebbero 100 milioni di euro in più per drenare l'acqua, impermeabilizzare. Ma in Svizzera succederebbe una cosa del genere? In Svizzera iniziano i lavori, finiscono in grande velocità, anche perché è così, e l'organizzazione è quella, la gente fa il suo mestiere bene. Non è finita. L'ingegner Gian Lorenzo De Vincenzi, leggo qui, che qua vedo che è responsabile del procedimento, è coinvolto anche lui nelle indagini sulle tangentoni Sesto San Giovanni e Penati. Della Milano Serravalle. C'è della gente che vive, c'è della gente che lavora, c'è della gente che va a scuola, ci sono dei negozi, c'è della gente che è in grave difficoltà per questa schifezza cosmica, perché questo è il nome corretto da dare a questi lavori qua. Una schifezza cosmica.